Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati da Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark, sempre sull'angolo dell'unboxing con questo video acquisti di fine maggio. Oggi è 30 maggio e partiamo subito in bomba con questo video acquisti. Voglio ricapitolare un pochettino gli ultimi acquisti fatti in questi giorni, quindi partiamo subito e poi vediamo le ultime due novità che mi sono arrivate proprio alla fine di maggio. Partiamo subito con un titolo, The Silver Case di Suda 51, pubblicato da Nis America, come vedete qua in basso. Che dire, questa qua è una visual novel. Non tanto mi piacciono le visual novel, non le gioco, quindi ancora devo giocarlo questo, devo ancora provarlo. Avendo tempo spero di provarlo il prossimo mese, quindi giugno. Sono riuscito a recuperare a un prezzo bomba Hitman in versione steelbook con alcuni contenuti aggiuntivi in digitale. Questo neanche sono riuscito a provarlo, lo proverò il prossimo mese, sperando, avendo tempo. Purtroppo col lavoro che ho il tempo è davvero poco e quindi riesco a giocare pochi titoli. Quindi poi magari nei mesi successivi mi gioco 2-3 titoli e li finisco così, subito diciamo. Outlast Trinity, che io ho giocato i primi Outlast, il primo è il DLC Whisper Blower, che sono questi qua. Devo ancora giocarmi il 2. Il primo col DLC li ho finiti, molto molto belli. Spero di giocarmi il 2 il prossimo mese e finirlo il più presto possibile. Il viaggio definitivo nella pazzia. Cosa bella è che ci sono due dischi, quindi per il prezzo che costa vale veramente la pena. È inutile comprarlo in digitale. Una bella collezione questa qua di Outlast. Forse uno dei pochi giochi horror che è veramente horror e fa fare veramente dei salti dalla sedia, sia anche come visuale che come prospettiva, come ambientazione e come tutto. Veramente veramente un giocone horror, ve lo consiglio raga, se non ci avete mai giocato provatelo, vale veramente tanto, molto molto bello. Piccola chicca, Little Nightmares, veramente bello sto titolo, ci sto giocando, conto di finirlo oggi massimo domani, che già sono abbastanza avanti. Che dire, infatti come vedete qua il disco non c'è, qua c'è la colonna sonora perché ci sto giocando. Molto molto bello, devo dire, un bellissimo gioco, dura poco ma veramente bello, ben fatto come design, come musiche, come gameplay, come tutto. Un indie game veramente particolare. Ultima chicca che mi era arrivata, che questo qua esce il 23 giugno, a me mi è arrivato il 26 maggio, quindi ho rotto diciamo di un mese l'uscita, Get Even, veramente bello, lo sto giocando e mi sta lasciando veramente colpito, molto bello sia come gameplay, sia come grafica, sia come storia, molto 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 particolare, ti fa dubitare della realtà in pratica, veramente bello. Dentro possiamo trovare i punti VIP, che se non sbaglio erano 1000, e il gioco. Eccolo qua. Sono uno dei pochi a cui è arrivato, solo io e un americano, altri unboxing non ho visti di questo gioco, almeno attualmente quando l'ho caricato io. Quindi io ve lo consiglio per il 23 di giugno, fateci un pensierino perché secondo me ne vale la pena. Distribuito da Bandai Namco e The Farm 51, se non sbaglio, eccoli qua. Veramente un bel gioco. Perfetto. In 4 minuti sono riuscito a riepilogare un po' le ultime novità che mi sono arrivate e adesso direi di andare con il video vero e proprio degli ultimi recuperi, degli ultimi acquisti. Questi giochi mi devono arrivare il 26 di maggio, però purtroppo non mi sono arrivati, quindi mi devono arrivare il 29, se non sbaglio, non lo so. Mi sono arrivati oggi che è 30. Pazienza. A volte i corrieri si sbagliano e pazienza. Usciamo i titoli, adesso ve li faccio vedere. Dentro non c'è più nulla. Andiamo a buttare il pacchetto di Amazon. E partiamo subito con il primo che è Ultra Street Fighter per Nintendo Switch The Final Challengers. Ebbene sì, l'ho preso anch'io perché mi piace Street Fighter. Poi specialmente questo qua che è un gioco diciamo retro,
molto molto bello con alcune implementazioni. Possiamo trovare due nuovi personaggi che sono Violet Ken e Devil Ryu. Eccoli qua. Questi sono i personaggi. Torna il gioco di combattimento più iconico di sempre. Andiamo subito a spacchettarlo. Taglio chirurgico, come sempre. Questo sicuramente lo giocherò stasera. Se riesco mi porto la Switch al lavoro. La Switch è un'ottima console per chi come me ha pochissimo tempo e sta poco in casa, quindi veramente un'ottima console. Dentro non troviamo nulla, neanche un libretto, c'è solo la cartuccia di gioco, ecco questa qua. Non so se mette a fuoco. Che dire, il solito vecchio Street Fighter 2, molto molto bello. Vediamo cosa dice, alterna grafica HD e classica. Hanno cambiato un pochettino la grafica, hanno messo una restyler in HD. Unisci da una squadra in coop, modalità arcade versus e allenamento, multigiocatore in locale e online. Buono, finché non si paga il multiplayer almeno ci possiamo fare le partite online e divertirci tutti insieme. Usa i comandi di movimento nella modalità la via del Ado. Questa è figa come modalità perché si vede diciamo in prima persona e possiamo fare le tecniche in prima persona. Molto molto bella. Pro controller compatibile. E questa era Street Fighter 2 The Final Challenger. Veramente figo. Stasera lo giocherò. Ultimo acquistone. Non si trova più questo qua col Prime. È andato veramente a ruba questa. Solo questa edizione, l'edizione PlayStation 4. Le altre edizioni ancora si trova. Quella là, se non sbaglio, PC e Xbox One. Ormai per Xbox è 2 mesi che non sta uscendo più nulla. Non so perché. Aspettate un attimo perché non voglio rompere. Bastardi, la SIAE sempre fuori la mettete. Questa è una cosa che odio, la SIAE non incollata sul gioco. Allora, eccoci qua, finalmente unboxato e aperto. Sto parlando di Rime, un gioco per PS4, PC, Xbox One, per Nintendo Switch. Arriverà fra 2 mesi per la Switch. Penso per luglio. E niente, è veramente un bel gioco, scopri te stesso, davanti a te si estende una terra di scoperte e avventure. È un gioco, diciamo, poetico. Vediamo un pochettino com'è l'interno. Perfetto, non c'è il manuale, c'è solo il disco di gioco, Rime. Prodotto da Tequila Works e Greybox. Non vedo l'ora di provarlo, questo gioco. Ho grandi aspettative verso questo gioco qua. La cosa bella è che si può giocare anche sulla PlayStation Vita. Quindi andiamo a vedere. Un giocatore 5 giga minimo. Ma mi state a pigliare per il culo. Veramente così poco? Mi siete impegnati poco. Allora, funzionalità di vibrazione DualShock 4, HDTV fino a 1080p, riproduzione remota supportata, grazie a Dio. PS4 Pro supportata. Non so che cazzo di cambiamenti avrà sulla PS4 Pro. Un gioco così semplice, diciamo, non dalla grafica così avanzata. Quindi leggiamo: avanza tra le antiche rovine risolvendo rompicapi con l'aiuto del suono, della luce, delle ombre, della prospettiva e persino manipolando il tempo. Figata. Esplora un mondo misterioso e pieno di personaggi affascinanti in una intrigante fusione di musica e colori. Svela i segreti di questa terra per riportare alla luce le incredibili verità che nasconde. Bella la frase, scopri te stesso qui in alto. Anche gli screenshot qua del gioco. Veramente un bel gioco. Adesso lo proverò e vedrò com'è. Questo era il mio video acquisti di fine maggio. Spero che vi sia piaciuto. I miei ultimi 2 acquisti sono questi qua, che ho scelto io: Ultra Street Fighter 2 Final Challengers per la Nintendo Switch e Rime per PS4. Quindi pugni e poesia. Pugni e poesia, raga. Ditemi cosa ne pensate di questi 2 giochi e degli altri acquisti che ho fatto. Come sempre vi ricordo che un pollice in su è sempre gradito, un commentino se volete, un'iscrizione al canale. Vi ricordo la campanellina per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che farò. E come sempre al prossimo video. Ciao raga!